Che sega sta benzina, costa sempre di più. Ah, ok, ci siamo. Buongiorno amici. Come avete visto, non si può iniziare meglio una giornata che spendendo bensì 18,50 € di benzina, con quasi metà serbatoio, col fatto che costa 2 euro al litro, sotto i 20 euro non si riesce a fare. Vabbè. E bene, il tour di oggi, che non ho, che bello sto lago, che non ho ben chiaro in come sia strutturato, nel senso che l'ho fatto tramite quest'app, so che passerò per Cibiana, era uno degli obiettivi che avevo, e niente, quindi ci aspettano 267 km di curve in teoria. Vedremo se è bello, se non è bello, se l'app vale oppure no. Comunque, per i dolori fisici, dopo ieri diciamo che ho accusato un po' il tutto a livello di ginocchia, di spalle. Stamattina mi sono svegliato con la schiena contratta. Vi aggiorno quando iniziano un po' di curve, visto che adesso siamo fermi al semaforo. Ancora non sono iniziate, vabbè, però bel paesaggio, bel paesaggio. Bene, questo qua dovrebbe essere una sorta di passo, non so come si chiami perché non me lo segna. C'era scritto Sella qualcosa, ma non è il Sella quello originale, quindi boh, non lo so. Però è carino. Però è impressionante qua, qualunque strada è bella, cioè nel senso, a parte a livello d'asfalto, ma anche proprio a livello di curve, no? Da fare in moto. La Madonna, i tornanti. Un po' di sbigolo di queste zone d'ombra, a dire la verità. Perché non so se mai fermo a fare una storia su Instagram. Seguitemi su Instagram. Vediamo dove ci possiamo fermare. Che freddino qua all'ombra, mamma mia. O è caldo o è freddo. Però la strada è asciutta, quindi questa cosa è molto positiva. La moto 96 gradi, quindi vuol dire che più di tanto non è freddo. Io comunque credo di aver sbagliato tour, perché questo qua non è quello per... cioè Misurina non credo di andare a raggiungerò da questo lato, ma comunque. Sì, Misurina, però volevo dire Cigliana. Staccatona potente, poderosa, avvallamenti vari, ponte. Io i ponti non so perché c'ho sempre paura a farli veloce, dico. Però è bella, oh. Stacca prima. E questo qua è arrivato un po' troppo all'ultimo. Una strada paesaggisticamente molto bella, ma non da super sportiva. Non so se riuscite, ma penso di sì, vedere qua il gips. È tutto tornantini strettissimi. Il problema è che, vabbè, cioè non è una strada per correre, ecco quello. Bella la ghiaia. Olè. Le montagne. C'è una moto che comunque non riesce a stare sotto i 100 gradi, cioè è impressionante, sta moto si surriscalda sempre, sempre. Non c'è verso. Io credo sia sto cazzo di catalizzatore che ha, che vabbè, per enormi antinquinamenti, parapiparapà, però fatto sta che non riesce anche l'inverno a raggiungere i 90 gradi tranquillamente, i 100 gradi. Infatti adesso non è caldo, qua è freschino. Prima mi si appannava anche la visiera. Siamo a Tori Orbi, Sella Ciampigotto, ecco come si chiama. Olè. Quanto sa di montagna questo paesaggio.
questa stradina, che comunque è assurdo come le strade in montagna, considerando quello che sopportano, cioè nel senso le intemperie eccetera eccetera, sono sempre messe meglio rispetto a quelle della città, del centro, diciamo, soprattutto il centro Italia. Però che pace, mamma mia, che pace. Ci vivrei qua, cazzo, d'estate, solo qua. Ciao signora, ciao. Che bello. Ciao mucche. Ma quanto è bello, ma quanto è bello. Mi emoziono. Una malga, malga di razzo. Sella di razzo. Comunque, in teoria io ho preso una svolta che mi dovrebbe portare a Sauris. Io non so per quale motivo, però è così. Quindi penso di aver cliccato l'itinerario sbagliato. Anche se i chilometri erano quelli, quindi boh. Prima tornate. E giù di andare così. Guarda che cavolo di posto. Ho incontrato dei ciclisti su sta strada che la stavano facendo in salita. Cioè, con che coraggio avete, dite parto e vado a fare proprio quella strada. Cioè, guarda che pendenze che ha. La GoPro non si vedrà, ma assicuro che siamo a Sauris. Non chiedetemi come mai, va bene così. E chi l'avrebbe mai detto che sarei arrivato a Sauris?